sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Una nuova puntata di Sportello Reclami su Teletruria, ben trovati sulla nostra emittente. Oggi Sportello Reclami si occupa di Via Pisacane ad Arezzo, dove c'è uno stabile abbandonato e i marciapiedi in pessime condizioni. Siamo in via Pisacane ad Arezzo per quanto riguarda questa puntata di Sportello Reclami. Ci troviamo qui perché ci sono stati segnalati dei disagi riguardo i marciapiedi che hanno scarsissima manutenzione, sono, possiamo dirlo senza tema di smentita, in condizioni penose. Protestano commercianti e residenti, una situazione che può definirsi critica. Sì, qui ci sono marciapiedi ormai diventati come foreste, con alberi che nascono, erbe, sono tutti distrutti. Chiaramente la gente si lamenta perché passano persone anziane, persone disabili che non possono neanche passare perché è tutto ormai tenuto all'abbandono, in senso non c'è più manto del marciapiede, è tutto un po' così. E sono stati vari richiami tramite il comune, assessori venuti, tutti, però... sembra che la cosa un po', ci siano problemi, come si sa, finanziari grossi, allora rimane un po' tutto così. Anche noi siamo in difficoltà, nel senso la gente che passa magari fa un altro giro e non passa di qua, non vede. Noi abbiamo la rivendita di alimenti per animali specializzati, ci rimane un po' scomodo questo passaggio complicato qui per i marciapiedi e tutto, però... la situazione è questa e nessuno, anche intervenendo, chiamando, ci siamo mobilitati tutti, anche i residenti e tutto, però sembra che purtroppo è così, deve rimanere così. E si lamentano soprattutto coloro che abitano qui, quelli che transitano tutti i giorni su questi marciapiedi. Coloro che abitano qui principalmente si lamentano perché anche per i parcheggi, per marciapiedi, per tutto, per l'erba, e hanno fatto dei richiami, si sono messi d'accordo tutti insieme, hanno fatto quello che si deve fare continuamente da un anno a questa parte, però siamo sempre, non molliamo mai, come si dice, che siamo gente che non molla mai, ormai. Però prima o poi qualcosa si spera che si smuoverà alla fine. Ma saranno riusciti a strappare qualche promessa? No, diciamo la verità. Diciamo che, hanno detto principalmente, per fortuna almeno quello, non hanno preso in giro, hanno detto che principalmente qui ora non possono intervenire per problemi che si sa quali sono e che in altre zone più importanti, magari anche del centro dove ci sono questi problemi, sicuramente prima saranno privilegiate quelle zone lì. Via Pisacane purtroppo non è che è centro, però... purtroppo fra residenti e gente che è nuovi costruzioni, cos'è, la gente inizia a essere, c'è un posto che è, e purtroppo deve rimanere così, si spera non all'infinito, però hanno detto che per questo anno diventerà un po' complicato e difficile fare qualcosa di interventi. Questi amici ce lo assicurano, le tasse le pagano anche in via Pisacane. Si pagano sicure, quelle è sicuro, si pagano e purtroppo tocca mettersi nella famosa coda, che saremo gli ultimi, però sai, purtroppo queste sono le condizioni, penso, come dicono gli assessori che sono venuti, finanziari del comune, che purtroppo dicono bene alla mano, i soldi non ci sono, punto, e se ci sono i primi soldi chiaramente intervengono nei posti dove più... nel centro, nei posti dove sono più di passaggio. È così, purtroppo, la storia è questa qui e si vedrà, si aspetterà. Noi avevamo avuto un'idea di intervenire, fare qualcosa da noi, però diventa complicato anche fare un pezzo di marciapiede nuovo di 50 metri, diventa un... non puoi avere un impegno finanziario così grosso. Vediamo se questa coda prima o poi qualcosa si smuove, alla fine verranno sicuramente anche qui. La fiducia ce l'abbiamo, anche perché... che si deve fare, altre cose non si può fare, e è così, si va avanti, che si deve fare, vedrai. E finisce qui la prima parte del nostro appuntamento odierno, ma restate con noi, a tra poco, seconda parte di Sportello Reclami. P-
Prima della seconda parte voglio ricordarvi ancora le nostre coordinate che comunque vedete passare nelle scritte durante la nostra trasmissione: sportelloreclami@teletruria.it, oppure il fax o il numero di telefono che avete già visto, 0575 32 13 13 per le vostre sportellate. Torniamo quindi in via Pisacane per vedere la situazione. Seconda parte, siamo stati chiamati in via Pisacane ad Arezzo perché ci sono i marciapiedi che sono in condizioni a dir poco penose. Marciapiedi per i cassonetti là che c'è, tutti i marciapiedi sconnessi che ci si casca. Gli anziani non hanno lo scivolo per entrare dentro il parchino, che anche lì come si fa? Con la carrozzina ce n'è tantissimi di queste persone. Ma i problemi non finiscono qui, perché in via Pisacane c'è anche un capannone che è dismesso oramai da tanti anni. Continuando la nostra camminata in via Pisacane, qui ci troviamo di fronte all'entrata del campo Truscar con alle spalle un capannone dismesso da anni. Nei ricordi sappiamo che in questo posto qui, in questo capannone, tanti anni fa la polizia municipale teneva i mezzi sequestrati in deposito. Capannone poi dismesso. E nel tempo è andato sempre in peggioramento, tant'è vero che ora la recinzione in depunti è stata divelta. Sappiamo che questo ambiente è frequentato da persone extracomunitarie che trovano alloggio durante la notte, e questo ce lo fa testimoniare anche il fatto che in terra troviamo residui di cibo, bottiglie, un po' di tutto. Una situazione che possiamo definire senza ombra di smentita critica. Il capannone ha i vetri tutti rotti, all'interno sono stati smantellati anche quelli che sono gli impianti elettrici, lo stato di degrado è molto alto e oltretutto i residenti della zona ci hanno raccontato che all'interno di questo capannone circolano colonie di topi. Oltre che colonie di topi ci sono anche gruppi di gatti, colonie di gatti, quindi c'è una convivenza tra due specie di animali che rendono i luoghi veramente in stato di disagio. Un'altra parte di Arezzo che sembra essere dimenticata da chi ci amministra. Cioè, servirebbe un controllo di questa zona, sapere chi può essere la proprietà, perché ambienti tenuti in questo modo dovrebbero essere, se una proprietà non riesce a gestirla, messi a disposizione di chi ne può far buon uso. Ad esempio sappiamo noi che ci sono delle associazioni di protezione civile che aiutano nei momenti di bisogno, che magari i volontari si danno tanto da fare ma hanno necessità di avere un posto di ricovero per i mezzi. Per chi non ne avesse idea, via Pisacane è a circa 10 minuti dal centro della città di Arezzo. Si continua a dire cittadini che pagano le tasse come chi sta in centro. Allora, esistono ancora cittadini di serie A e cittadini di serie B? Questo dovrebbe essere anche con i pagamenti delle tasse, allora, perché questi cittadini pagano né più e né meno come cittadini del centro. Siamo a due passi, perché da qui arrivare in centro in 5 minuti a piedi ci si va. Marciapiedi degradanti, ambienti degradanti, cioè un'attenzione maggiore da parte dell'amministrazione comunale vorremmo. Bene, è tutto anche per quanto riguarda questa puntata. Ci siamo occupati di via Pisacane, chiamati da commercianti e residenti. Marciapiedi, anche questo capannone abbandonato, serve un pochino più di attenzione, ma veramente poco così, mi raccomando. Linea Roberto Francini, alla prossima. E per oggi è tutto, anche il servizio di oggi va a finire sulla nostra pagina Facebook, dove potete vederlo e rivederlo quando volete e commentarlo naturalmente con un like se volete. Grazie ancora di essere stati con noi anche per oggi, grazie a tutto il nostro staff che è in giro, bici, macchine e vari mezzi in tutta la provincia. A domani. Sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.